Ciao a tutti ragazzi, la pizza alsaziana, ecco qui la ricetta. 300 g di farina, 150 di acqua, 7 g di sale, 15 di olio e un pizzico di zucchero. E guardate che spettacolo che viene fuori. Sì ragazzi, c'è anche la pizza alsaziana che è una regione francese. Tipica che al posto della mozzarella c'è la panna acida e un formaggio. Andiamo alla ricetta? Via, iniziamo! Farina, lievito, acqua, sale e iniziamo con la ricetta. Sciogliamo il lievito in acqua, mescoliamo con un cucchiaio e aggiungiamo due pizzichi di zucchero, così. Mescoliamo e aggiungiamo l'acqua alla farina, stando attenti che non rimanga lievito sul fondo. Adesso aggiungiamo il sale e mescoliamo col cucchiaio finché l'impasto non prende consistenza ed utilizziamo le mani. Andiamo di mani, aggiungiamo 15 g di olio e continuiamo a mescolare. Ragazzi, ma siete iscritti al canale? Se non siete iscritti, iscrivetevi, ci sono tantissime ricette gustose e facilissime da fare. E ricordatevi di lasciare un like. Continuiamo. Tagliamo i funghi. Il condimento è a nostra scelta. Io ho fatto una pizza alsaziana con panna acida, funghi, cipolla e zucchine. Ecco l'impasto che sarà lievitato dopo 2 ore. Possiamo procedere a fare delle pieghe e a dividere in 2 panetti. Così. Li facciamo lievitare per un'altra oretta in contenitori separati. Nel frattempo i funghi sono cotti. Spegniamo e procediamo a stendere il nostro impasto aiutandoci anche con un mattarello. Sì ragazzi, non è una bestemmia, ma questa pizza si stende col mattarello perché deve essere sottile. Spolveriamo il mattarello con un pochettino di farina e procediamo cercando di formare un rettangolo perfetto. Giriamo da un lato e dall'altro. Ok, siamo quasi pronti a metterla in teglia. Io utilizzo una teglia in ferro blu di dimensioni 30x40. Tagliamo la cipolla e qua c'è la nostra panna acida. Si può utilizzare solamente la panna acida o mescolarla con un formaggio sempre a pasta molla per alleviare un pochettino l'acidità della panna. Quindi stendiamo, aggiungiamo i funghi, mettiamo qualche zucchinetta, la nostra cipolla, qualche pomodoro secco e via in forno per 15-20 minuti a circa 200 gradi. Questo è il risultato. È una pizza gustosa, ma un gusto delicato da provare, verrà croccantissima, sarà ottima anche per fare degli aperitivi da tagliare a cubettini. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale, è gratuito e ci sono 1000 ricette da cui prendere spunto. Se fate questa ricetta mi raccomando scrivete nei commenti come vi è venuta.
e ci vediamo alla prossima con Facile da Cucinare. Ciao!